benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Apriamo anche questa edizione con la notizia della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta stamani nell'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Sicuramente con la morte di Berlusconi finisce un'era per l'Italia, ma anche per la Toscana. Ripercorriamo ora insieme i rapporti appunto tra Berlusconi e la nostra regione e sentiamo poi le testimonianze di cordoglio e di lutto nel mondo politico toscano. Ogni fase politica è riferita ai protagonisti che le interpretano, ma mai nella storia della Repubblica Italiana una persona era stata tanto capace di cambiare e così a lungo gli scenari di un paese. Silvio Berlusconi se n'è andato oggi all'età di 86 anni dopo l'ultimo ricovero al San Raffaele di Milano per le complicazioni di una leucemia. Tra le migliaia di relazioni che ha intessuto nei decenni della sua carriera, prima imprenditoriale e poi soprattutto politica, il suo rapporto con la Toscana è stato un affetto a distanza, vista anche la presenza dei suoi alfieri che negli anni hanno gestito qui il potere di Forza Italia. Ma nel 94, con la sua discesa in politica, la rete era ancora tutta da costruire e nella regione rossa per eccellenza furono il grossetano Roberto Tortoli e il giornalista pratese Umberto Cecchi ad aprirgli le porte, divenendo poi deputati di quel partito nella legislatura successiva. Il rapporto tra Forza Italia e la Toscana si intensificò poi nella seconda fase, intorno al 2000, quando Berlusconi incaricò Matteoli e Verdini di consolidare il partito sul territorio. Furono gli anni in cui l'alleanza di destra ottenne risultati eclatanti anche da noi, con Altero Matteoli che alle elezioni regionali del 2000 guadagnò un dignitosissimo 40%. 6 anni dopo il Cavaliere era di nuovo in Toscana, a Montecatini, per una delle tante partecipazioni alle kermesse organizzate dai Circoli della Libertà. Erano i prodromi della transizione da Forza Italia al Polo delle Libertà, che 2 anni dopo avrebbe riunito parte dei gruppi centristi e Alleanza Nazionale sotto un'unica sigla. Sul palco Berlusconi parlò di eredità politica, ma un malore lo colse a metà comizio e venne portato via a braccia tra la preoccupazione della folla. Si temette il peggio, ma in realtà fu soltanto un momento. In sella alla nuova federazione di destra, Berlusconi tenne le redini per altri 8 anni, fino a quando sulla scena politica comparve un altro toscano, Matteo Renzi. Per molti, l'erede che il Cavaliere avrebbe sempre voluto, ma che militava allora nel centro-sinistra. Il loro pranzo ad Arcore e il successivo incontro nella sede romana del PD dette vita al cosiddetto Patto del Nazareno, un accordo sulle riforme istituzionali da realizzare di lì a 2 anni, che tuttavia si infranse nel difficile passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica nel 2015. Il rapporto tra Berlusconi e la regione si affievolì lentamente. Dopo la rottura con Verdini e la morte di Matteoli, il leader di centrodestra riapparve soltanto nelle cronache processuali fiorentine, quando il suo nome, insieme a quello di Dell'Utri, comparve nel nuovo fascicolo sulle stragi di mafia del 92-93, perché citato in alcune intercettazioni telefoniche del boss Graviano. Nonostante le poche presenze del Cavaliere in Toscana, soprattutto dopo il 2010, il suo messaggio politico fu sempre sostenuto e portato avanti dai rappresentanti del suo partito, spesso veri e propri bracci destri, che presidiarono sempre il territorio in suo nome, garantendo percentuali di voti che per Forza Italia non scesero mai sotto il 5%, un lascito che da domani, anche nella nostra regione, qualcuno dovrà raccogliere. Siamo attoniti, profondamente addolorati, ma siamo al contempo pieni di gratitudine per tutto quello che il presidente Berlusconi ci ha dato a livello umano, politico, di crescita personale. Così, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, con tutti i componenti del coordinamento regionale del partito, che chiedono a tutti i sindaci, ai presidenti di provincia e ai vertici della regione toscana di esporre la bandiera a mezz'asta. Se ne va un uomo innamorato della vita e della sua nazione, che ha avuto il fegato di scendere in campo in politica per contrastare l'avanzata rossa, pur sapendo di farsi molti nemici e attraversando di conseguenza lunghe vicissitudini giudiziarie. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi, e il consigliere Jacopo Cellai. È evidente che le opinioni, per quanto mi riguarda, sono spesso state diverse, ma c'è il rispetto verso una persona che ha fatto la storia d'Italia. Lo ha affermato Eugenio Gianni, presidente della regione toscana. Credo che oggi sia un giorno dedicato solo al dolore, poi ci sarà il momento in cui si ricorderà la sua figura e si esprimeranno giudizi sulla persona, sull'imprenditore, sul politico. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Silvio Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport italiano e per l'imprenditoria nazionale e internazionale, lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, mentre per il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è stato un grande protagonista, un innovatore in tutti i campi della sua attività.
E quello di Berlusconi non è stato purtroppo l'unico lutto della giornata di oggi. È morto infatti Francesco Nuti, l'indimenticato cecco da Narnali. Aveva 68 anni e da tempo era alle prese con gravi problemi di salute che lo avevano allontanato dalla vita pubblica. Con i suoi film ha fatto ridere e ha emozionato intere generazioni di spettatori. Madonna, il silenzio c'è stasera. È morto stamane a Roma l'attore pratese Francesco Nuti, aveva 68 anni ed era malato da tempo. Era ricoverato da qualche anno nella casa di cura Villa Verde, dove oggi è deceduto. A darne notizia è stata la figlia Ginevra. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore. Prato perde uno dei personaggi più noti della sua storia contemporanea, un legame fortissimo, quello con la città laniera e la frazione di Narnali in particolare, dove si era trasferito quando era ancora bambino, lasciando Firenze. Un legame che ritroviamo e ancora l'amore per la musica che ritroviamo in tante colonne sonore dei suoi film, nella irriverente Puppi a Pera e nella partecipazione a Sanremo con la struggente Sarà per te. Negli anni 90 arriva il declino, pellicole costose quali Occhio Pinocchio si rivelano un flop e le successive Il Signor 15 Palle e Io amo Andrea e Caruso Zero in condotta non bastano a invertire la rotta e per Nuti si apre la strada della depressione e dell'alcol. Il 3 settembre del 2006 finisce in coma dopo una grave caduta nella sua abitazione a Roma. Quando si risveglia è condannato alla paralisi e di conseguenza alla fine della sua carriera artistica. Prato, dove ha vissuto fino a pochi anni fa, seguito dal fratello Giovanni che fa il medico, gli è stata vicino dedicandogli rassegne cinematografiche e momenti a Marcord con i compagni di viaggio di una vita. Tutto quello che è stato sarà per te, ha scritto il sindaco Matteo Bifoni subito dopo aver appreso la notizia della morte dell'artista. Ci mancherai Francesco, grazie per tutto quello che ci hai dato. Sei stato un fuoriclasse puro, di quelli che vincono le partite da soli quando hanno voglia. E questa città è casa tua. Prato continuerà a ricordarti sempre. E ora torniamo ad occuparci di Cata, la bambina sparita da sabato da Firenze. Le ricerche sono a tutto tondo, ma ancora non c'è nessuna traccia della piccola. Intanto la procura indaga per sequestro di persona e stasera si terrà una fiaccolata in città. Proseguono le ricerche a Firenze di Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno da un ex hotel occupato di via Maragliano. Si cerca senza sosta, da domenica sera fino alle 18 di oggi, 225 volontari suddivisi in 94 squadre coordinate dalla Protezione Civile Comunale di Firenze. Hanno perlustrato ininterrottamente strade e giardini pubblici nei quartieri tra la ex stazione Leopolda e Peretola. Ci sono anche droni e si sta valutando ogni frame delle telecamere di sorveglianza della zona. Cercano i carabinieri, cercano i vigili del fuoco, i cittadini, la comunità peruviana, mentre gira la foto della piccola sui social, sui taxi, sugli striscioni di cortei improvvisati in varie strade della città. Stasera una fiaccolata partirà dall'ex hotel Astor fino alle Cascine. Le indagini sono ancora in corso e in questo momento sono ancora in corso, come ho detto ieri, cercando di vagliare ogni possibile ipotesi. A distanza di tempo, senza che la bambina sia stata ritrovata, si affievolisce l'ipotesi dell'allontanamento involontario. Le segnalazioni che sono sin qui pervenute sono state tutte vagliate, alcune sono rivelate di persone competenti ma comunque non fondate. Cito un esempio, ci ha chiamato un ex dipendente dell'Astor segnalandoci un intercapedine. Siamo tornati ieri sera, qualcuno di voi l'ha visto, l'ha notato, alle 20.30, ma era comunque una delle stesse intercapedine che avevamo già visto. Altre sono risultate assolutamente infondate, altre segnalazioni ancora le stiamo approfondendo. Purtroppo anche qui non abbiamo avuto elementi concreti. Mentre un susseguirsi di notizie si accavallano, indaga anche la direzione distrettuale antimafia perché viene ipotizzato il sequestro di persona a scopo di estorsione. Sono due magistrati che coordinano le indagini dei carabinieri, il sostituto procuratore Giuseppe Ledda e la sostituta Christine von Borris, che fa parte della DDA di Firenze. Cresce l'ansia ogni ora, il dramma di situazioni già difficilissime come il tentato suicidio ieri sera del padre di Cata, 26enne, detenuto per reati contro il patrimonio e furto, dopo aver appreso della scomparsa della piccola, prima all'interno del carcere di Sollicciano, ingerendo detersivo e poi al pronto soccorso dell'ospedale di Torregalli, provando a strangolarsi con un cavo.
Intanto, sempre a proposito delle ricerche di Cata, e la notizia è di questi minuti, la prefettura ha chiuso il piano persone scomparse. È emerso durante la cabina di regia che si è riunita nel pomeriggio. Questo viene specificato, non significa che si sono fermate le ricerche della bambina. E ora andiamo invece a Grosseto. È morta a causa dei numerosi traumi e ferite che le sono state inferte Giuseppina De Francesco, la 76enne insegnante in pensione, trovata morta nella villa di famiglia di Istia Dombrone l'8 giugno scorso. È questo l'esito dell'autopsia che è stata eseguita nella giornata e che ha evidenziato appunto tante lesioni sul corpo dell'anziana. Nessuna mortale da sola, ma insieme tali da concorrere al decesso. E, in particolare, la donna aveva le costole fratturate davanti e dietro, ematomi vari e tanti tagli in ogni parte del corpo, non profondi, anche alla testa, come se qualcuno si fosse accanito sul corpo a calci, pugni e sevizie. Il PM Giampaolo Melchionna per il momento non ha iscritto nessuno nel registro degli indagati. La figlia della donna, Benedetta Marzocchi, 50 anni, che ha chiamato i soccorsi dicendo che lei e la madre erano state aggredite da due uomini incappucciati, è ancora ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Misericordia di Grosseto in attesa di essere sentita dagli investigatori quando le sue condizioni lo permetteranno. E un infortunio sul lavoro è successo a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa. La vittima è un operaio di 45 anni che è rimasto ferito mentre stava caricando un camion all'interno di un'azienda. E l'operaio ha riportato fratture multiple alle gambe ed è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso per trasferirlo nel giro di poco, insomma più velocemente possibile, all'ospedale di Siena. In particolare, l'uomo sarebbe stato travolto da una barra di ferro di circa 10 metri mentre si trovava sul cassone del mezzo pesante e in conseguenza appunto è caduto per terra. E proseguiamo ora il nostro viaggio all'interno delle strutture penitenziarie della Toscana. Oggi Nadia Tarantino è andata a visitare il carcere di Massa Marittima. Ci colleghiamo quindi con lei per farci raccontare quello che ha visto. Nadia. Sì, eccomi, sono davanti al carcere di Massa Marittima. Questa è una struttura che al momento accoglie la metà dei detenuti che sono previsti al regime, quindi una trentina su circa 60, un numero ridotto a causa di lavori di ristrutturazione che hanno obbligato a spostare alcune decine di persone in altre strutture carcerarie della Toscana. Questo è un istituto che ha una fortissima impronta trattamentale, che è integrato con il territorio, che offre opportunità di studio, di lavoro, di riscatto ai propri detenuti, tutti con condanne definitive e con pene residue da scontare non superiori a 5 anni. Qui si studia, si lavora, si fa teatro, si coltiva l'orto, si cura il giardino, si produce il miele, si produce la frutta, si raccolgono ortaggi. Progetti tanti che consentono al detenuto di avere una propria vita anche con una pena da scontare in regime carcerario. Questo è un carcere che negli anni, anzi fin dal suo inizio, siamo nei primi anni 2000 quando c'è stata l'inaugurazione, questo è un carcere, dicevo, che ha saputo inserirsi nel contesto sociale, che non è mai stato qualcosa di scollegato rispetto al territorio. Qui si fa quello che dovrebbe essere la normalità da offrire a un detenuto, grazie a collaborazioni con il mondo della scuola, con il movimento cooperativo, con l'associazionismo, oltre che con le istituzioni. Il carcere è estensione vera e propria del territorio ed ecco che i detenuti fanno lavori di pubblica utilità, partecipano a concorsi letterari, recitano sul palco, si confrontano con gli studenti, seguono corsi di formazione lavoro. Qui la parola inclusione, insomma,
insomma è un concetto davvero ricco di contenuto e concretezza. Insomma, una realtà avanzata di recupero, rieducazione e reinserimento del detenuto. Per il momento è tutto, grazie dal carcere di Massa Marittima, restituisco la linea. Grazie Nadia, e proseguiamo con la cronaca e andiamo a Pistoia, dove si sono vissuti momenti di paura per il crollo del tetto di un'abitazione. È successo a Casalguidi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Serravalle Pistoiese, in via Montalbano, fra le frazioni di Casalguidi e Cantagrillo, dove a seguito di un violento temporale ha ceduto una parte del sostegno del tetto di un'abitazione a due piani, nella quale abitano due donne, madre e figlia, che è stata evacuata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia per un intervento di soccorso tecnico, è stato spiegato, dovuto ad un cedimento strutturale di un elemento portante del tetto. L'intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore. Sul posto fin da subito anche il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi. Il tratto di via Montalbano, che collega la piazza Biagini di Cantagrillo con l'abitato di Casalguidi, è rimasto per diverse ore chiuso al traffico per permettere ai vigili del fuoco di effettuare le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. E oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Firenze in un'indagine che coinvolge una nota ditta di abbigliamento e accessori. Un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro e beni per 3,2 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Firenze nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode fiscale all'IVA e sull'occultamento di scritture contabili da parte di una società fiorentina della moda, la Dixi SRL, con sede a Signa e titolare di una cinquantina di negozi monomarca sparsi in tutto il paese, coinvolte anche 21 ditte individuali di proprietà di imprenditori di origine cinese. Sei di queste hanno sede a Prato. L'inchiesta è nata da controlli alla Maison per verificarne i requisiti per l'accesso a un finanziamento Covid garantito dallo Stato pari a 3 milioni di euro. Sarebbe qui emerso che la società si sarebbe avvalsa di una rete di imprese cosiddette apri e chiudi, caratterizzate da breve operatività e ingenti debiti non onorati con il fisco e gli istituti previdenziali. Questo avrebbe consentito alla ditta di moda di risparmiare su costi di produzione e confezionamento di abiti e accessori, in quanto venivano esternalizzati alle ditte cinesi che, non versando imposte e contributi, risultavano molto più competitive. A Pistoia sarà rinnovata la provincia con le elezioni e il presidente uscente Luca Marmo si ricandida. Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e presidente uscente della provincia di Pistoia, ha sciolto le riserve annunciando la sua ricandidatura alla presidenza della provincia in vista del voto del prossimo 1 luglio, al quale partecipano sindaci e consiglieri comunali del territorio. A Marmo basterà raggiungere il quorum necessario per avere la maggioranza del 50% più uno dei voti, visto che il centrodestra non ha presentato alcun tipo di candidatura alternativa. Il nome di Marmo sembrava addirittura saltato fino a pochi giorni fa a causa di qualche malumore interno e sulla mancata convergenza unanime sulla sua ricandidatura. Riunioni e dialoghi interni alla fine hanno ricucito gli strappi e così il centro-sinistra ha optato nuovamente per il sindaco di San Marcello Piteglio, depositando ieri mattina entro i termini consentiti 68 firme, ne bastavano 46 per rimanere nelle regole, con un margine quindi particolarmente ampio. La scelta del centrodestra di non presentare alcuna candidatura alla presidenza è forse giustificata da due motivazioni. La prima, forse quella decisiva, è che secondo l'iter legislativo che sta andando avanti in Parlamento, già l'anno prossimo le province dovrebbero tornare ad essere un organo istituzionale primario, quindi riaprendo alla votazione diretta da parte dei cittadini. Pertanto questo passaggio rischia di essere soltanto
soltanto una sorta di interim. La seconda è per una questione di numeri. Possono essere candidati a presidente solo quei sindaci che non vanno a scadenza entro 18 mesi e la pattuglia del centrodestra era abbastanza risicata, coi soli Alessandro Tomasi, Pistoia, Marcello Danti, Abetone Cutigliano e Piero Lunardi Serravalle. E per questi il quadro era comunque complesso. Tomasi deve portare avanti il lavoro nel capoluogo, Danti alle prese con una crisi interna della maggioranza molto profonda, Lunardi fin dall'inizio si era reso non disponibile a presentarsi. A Firenze tornano i fuochi di San Giovanni con una novità che è la diretta sui social. Tornano a Firenze, come da tradizione, i fochi per la sera del 24 giugno in cui si celebra San Giovanni, patrono della città. Lo spettacolo inizierà alle 22 da Piazzale Michelangelo, durerà 40 minuti. Quest'anno è prevista la diretta su Facebook, YouTube e sul sito della società San Giovanni Battista. Tante le iniziative organizzate dalla società San Giovanni Battista, grazie anche al contributo di Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Quanto riguarda i fuochi, la novità è che saranno sicuramente più belli di quelli già molto belli dell'anno scorso. E noi siamo finanziatori, ma siamo soprattutto molto vicini alla città, perché in un momento come i fuochi di San Giovanni si riunisce la città, tutti sono molto curiosi di come andranno i fuochi e devo dire c'è una partecipazione che è molto molto importante, perché avvicina sia i cittadini tra di loro, ma vicino ai cittadini proprio alla città. Le celebrazioni inizieranno alle 8.30 con il corteo della Deputazione e con il corteo storico della Repubblica Fiorentina per la consegna della Croce di San Giovanni al Sindaco di Firenze. Alle 10, nel Battistero di San Giovanni, ci sarà l'offerta dei ceri, mentre mezz'ora più tardi in programma la messa celebrata dall'Arcivescovo Betori. Al termine, la consegna della Croce di San Giovanni all'Arcivescovo. Abbiamo voluto già dall'anno scorso innovare con delle nuove coreografie. In sostanza sono fuochi di gioia e fuochi di allegrezza. Il 23 c'è il solstizio d'estate e questo evento storicamente nella tradizione venivano accesi addirittura dei fuochi sulle colline o nelle piazze e oggi simbolicamente questo noi lo facciamo con i fuochi di San Giovanni. Siamo al 20° anno e con la mia famiglia dono alla città di Firenze ogni anno le croci di San Giovanni. Quest'anno nello specifico vi è rappresentato la croce che si trova in Santa Maria Novella nel refettorio, una croce veramente inedita. Tra le iniziative alle 21 anche il concerto della banda dell'aeronautica militare diretta dal maestro Pantaleo Cammarano che si esibirà in occasione del centenario della fondazione dell'arma aeronautica. Il Teatro Metastasio di Prato ha presentato la nuova stagione. Vita, morte e miracoli è il filo conduttore dei 24 spettacoli in cartellone per la stagione 2023-2024 del Metastasio. 15 sono prodotti dal Teatro Pratese e 3 hanno respiro internazionale. Spesso la vita ci sembra appunto solo vita e morte, ma dobbiamo ricordarci che ci sono anche i miracoli. Ognuno di noi compie e assiste a tanti piccoli miracoli nella sua vita, come per esempio in quest'ultimo periodo il miracolo di riuscire ad arrivare a fine mese, spettacoli che fossero aperti a tutti i cittadini, a tutte le persone, che non avessero soglie d'ingresso e che appunto fossero insieme popolari e d'arte. Fuori dalla scena, il miracolo è quello di riuscire, nonostante i tagli al budget, a presentare una nuova stagione, che però per la prima volta non comprende il Festival Contemporanea, momentaneamente sospeso. Far quadrare i conti di stagioni come queste non è stato facile, però devo dire che il 2022 ci ha regalato 6 premi, un posizionamento diciamo nei teatri di rilevante interesse culturale italiano che non avevamo mai raggiunto, siamo il 4° teatro italiano e quindi diciamo grande fatica, grandi sacrifici, ma anche dei buoni risultati. Un cartellone giocato tra Metastasio, Fabricone e Magnolfi con artisti di riconosciuto valore e giovani talenti emergenti. È una programmazione che punta sulla qualità degli spettacoli, che emozionano chi frequenta assiduamente il teatro e chi per la prima volta si avvicina. Oggi il Teatro Metastasio è uno dei 10 teatri più importanti d'Italia, non soltanto per il suo straordinario passato, ma per il suo fortissimo ed importante presente. Era questa l'ultima notizia, il telegiornale si chiude qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo alle 21.20 lo speciale di Casa Viola dedicato a Cesare Prandelli.